la terza edizione dell'Arte di Essere Donna, la kermesse dedicata all'importanza della figura femminile affermatasi negli anni nel lavoro. A Palazzo Cappuccini a Napoli si è aperto un dibattito con le artiste Antonella Morea e Maria Bulignano, insieme alla dottoressa Stefania Brancaccio, imprenditrice di fama nazionale, e la professoressa Maria Triassi, ricercatrice. La serata a scopo di beneficenza per la ristrutturazione di un'ala della Chiesa dei Frati Cappuccini è stata organizzata dal dottor Pasquale Longobardi e dall'associazione Le Muse, presieduta da Stefano Grasso. Ospiti d'eccezione gli artisti Nunzia Schiano e Giovanni Esposito. Io trovo che questa idea di Pasquale Longobardi sia bellissima, perché io ho partecipato alla prima edizione, quindi ogni anno quando posso vengo sempre, infatti pure la seconda sono arrivata proprio di corsa, perché ritengo che sia giusto dare anche la possibilità a donne che in vari settori hanno raggiunto un risultato, dire come e perché sono in quel posto, che tipo di strada hanno dovuto compiere e come poi è diverso per una donna raggiungere dei risultati importanti. Insomma, è più faticoso, anche se non dovrebbe essere così, ma questa è un'utopia ancora da venire. Allora, siamo ancora in un patriarcato purtroppo assolutamente, mi sento di dire di sì, in tante pieghe, in tante sfere della società civile e della società privata anche. Degli spiragli li vedo, perché con iniziative come questa si continua a parlare, a mettere il focus sull'importanza di un ribaltamento della società, dei meriti, ma anche dell'attenzione che bisogna avere per certi temi, bisogna avere per la donna, che bisogna, cioè, non bisognerebbe averlo, perché dovrebbe essere una cosa talmente naturale. Per me lo è, ma purtroppo non siamo in una società così, una società stratificata da tanti anni, e ci sono gli uomini che non vogliono mollare questa egemonia, diciamo, e cercano di farlo in tutti i modi, anche con la violenza sia psicologica che fisica. Quindi c'è uno spiraglio, ma questo spiraglio si deve allargare come se fosse una voragine, perché sennò poco succede, secondo me, e attraverso queste iniziative si può sempre di più sensibilizzare. Questa è la terza edizione, anche quest'anno abbiamo avuto quattro stupende persone, donne, che hanno parlato del loro essere, di come si sono posti nella vita, come sono cresciute nella vita professionale, cosa fanno come mamme, come donne, come nonne. È stata un'esperienza bellissima per me, da uomo, e quindi penso che dobbiamo riflettere noi uomini, e soprattutto pensare che, come dico sempre io, essere donna è un'arte. Ecco, la scelta di un parterre di ospiti di nomi conosciuti del teatro, quindi dell'arte in genere, della scienza e dell'imprenditoria, nomi conosciuti a tutti, quindi è una scelta voluta? Sì, voluta, perché, e poi soprattutto diversa, diversificata, proprio perché è giusto che la gente, ovviamente è facile invitare un'attrice famosa, una cantante famosa, però far conoscere persone che magari si conosce soltanto perché magari, ecco, la ricercatrice del momento famosissima come la professoressa Triassi, o un'imprenditrice bravissima come Stefania Brancaccio, non si conosce come è diventata industriale, come per quanto concerne la Brancaccio. La professoressa è stata veramente una cosa pazzesca, una rivelazione proprio, infatti. Quasi, ma dentro, 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 dentro.